per esempio quale patologie soprattutto hanno queste persone? Sì. È una domanda che parzialmente volevo fare anche a Davide. Ciao, adesso la faccio alla signora che non mi ricordo il nome. Forse te lo ricordi, ma non so se ti ricordo. Puoi dire, ma era anche difficile. In regressione c'è alcuni casi per loro, e dipende molto. Ci sono persone che stanno a casa e stanno bene a casa, ci sono altri che stanno bene con un'assistenza, e ci sono altri che sono all'ospedale. Dipende quanto è grave la malattia. Può darsi che uno sta per un mezzo anno a casa molto bene, poi diventerà un'altra volta soffre di più e va in ospedale, e così può cambiare. Poi c'è come uniamoci l'ombus per stare tutto il giorno, per fare dei giochi, per fare cose dei mobili, così. E l'ultima cosa, no, volevo sapere quale sono le patologie più diffuse dal punto di vista appunto mentale, diciamo, che è lei dice? No. Cioè, schizofrenia o altre cose, quali sono, diciamo? Ci sono tante forme. È un libro medico, ci sono tante forme, non una sola.